Sesta giornata del campionato di prima categoria Girone B. Al comunale di Pietrafitta si affrontano la squadra locale e il Torgiani. I ragazzi di Mister Silvestrini si presentano in tenuta bianca con fascia celeste, mentre la compagine di Mister Rubeca in completo nero. Dirige l'incontro il signor Malkiewicz e la sezione di Terni. All'inizio gara parte subito forte il Pietrafitta con Tomassoli che prova la girata alle sinistre al limite dell'area piccola, ma Farinelli non si lascia impensierire e abbranca il pallone. È ancora il Pietrafitta a cercare il vantaggio, poi con l'inserimento di Bagnetti allontanato sul fondo da Chiu-Chiu. Dalla parte opposta si fa vedere il Torgiano sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la palla supera la mischia in aria e se ne va a lato. Giornata, come potete ben vedere, molto impegnativa dal punto di vista meteorologico, tanto da costringere il nostro operatore a spostarsi al riparo dalla pioggia a bordo campo. Più avanti nel corso della prima frazione esce allo scoperto la squadra di casa con Edoardo Fiardoni. Veloce a cercare la conclusione, ma la sfera vola alta sopra la traversa. Nella metà campo torgianese si fa notare Bagnetti, che sferza il pallone con un colpo di testa mandandolo in direzione di Bianconi, ma questi si tuffa e dice di no. Poco più tardi, di nuovo gli ospiti, col potente sinistro di Piselli che non inquadra lo specchio della porta. È però al 46esimo quando si ha la svolta che determinerà il risultato finale della partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Luzzi, la sfera arriva in area di rigore, poi ci spensa Riccardo Fiardone, mette la firma sul vantaggio del Pietrafitta con un sinistro fulmineo che sorprende Bianconi e va a inzaccarsi. 1-0 per il Pietrafitta. Tutto qui per quanto riguarda la prima frazione di gioco, ci spostiamo ora con le nostre immagini al secondo tempo. E come si può ben vedere, segnato ancora da una pioggia che fa capolino di tanto in tanto. Ad ingranare subito la marcia ci pensa il Torgiano con la girata al limite dell'area del numero 11 Righetti, terminata di poco alta al di sopra della porta. Altra occasione clamorosa per i gialloblu si presenta più tardi con un potente destro a lunga distanza che va ad incocciarsi sulla traversa, mancando di poco l'incontro con il gol. Il Torgiano sembra non volersi più fermare, successivamente ci riprova ancora una volta la lunga distanza. Ancora una volta la palla non entra, allontanata da un lesto Bianconi. Di nuovo i ragazzi di Mister Rubeca e di nuovo Chiu-Chiu che se ne va al colpo di testa e la sfera però va oltre il secondo palo. Gli ospiti lottano a viso aperto per raggiungere l'1-1 con tutte le loro forze e si fanno avanti con una ricca occasione in due tempi. Un cross dalla destra deviato in alto da Bianconi, poi il pallone torna tra i piedi di Bastianini che si gira a distanza molto ravvicinata e impegna severamente il numero 1 di casa. Ancora punizione dalla destra verso lo specchio, ancora Bianconi pronto a respingere col pallone che sbatte sull'interno del palo e fa tremare il Pietrafitta, ma poi esce e sfila sul fondo. Nei minuti finali va all'attacco Olivera che si avvicina, ma Fumi subentra con una deviazione in angolo e allontana la sfera. Finisce dopo un duro secondo tempo la partita tra Pietrafitta e Torgiano sul risultato di 1-0. Sentiamo ora le interviste negli spogliatoi. È stata un'impresa, dai, perché loro sono veramente una grande squadra, giocano veramente a calcio, si muovono bene, ci hanno messo in difficoltà, però noi l'avevamo preparata così, siamo una neopromossa, giochiamo contro una corazzata, ma veramente una corazzata, veramente corazzata loro, perché giocano veramente a calcio, veramente bene. Però noi l'avevamo preparata così, giocando un pochetto chiusi, poi se trovavamo il gol, provavamo a portarlo il risultato alla fine della partita, ci siamo riusciti, siamo rimasti anche in 10 e è stata veramente dura l'ultima mezz'ora in 10, però questo è un gruppo impressionante dall'anno scorso, quando abbiamo vinto il campionato e anche queste prime partite stanno a dimostrare che vogliono fare la prima categoria. Sono veramente dei ragazzi impressionanti, poi anche la gente di Pietrafitta, sono tutti entusiasti, stanno a fare bene. Però volevo dire una cosa sulla partita, su quello che succede la domenica scorsa. Domenica scorsa noi abbiamo dovuto prendere un giocatore che ha preso quattro ammonizioni e ha preso un cazzotto. Quindi, cioè, anche se siamo una neopromossa, non vorrei che passa come immagine che siamo casinari o che no, perché avete visto oggi qui, cioè, c'è stato un po' di tifo, un po' di agonismo, ma il calcio purtroppo è questo, in prima categoria l'agonismo ci deve stare, se no non si vince. E noi lottammo per salvasse. Dobbiamo fare ancora 28 punti per salvasse e proveremo a farli il prima possibile. Ma è stata una partita giocata molto bene dal Pietrafitta, che ha meritato nei 90 minuti la vittoria. Noi abbiamo fatto quello che di solito non facciamo durante la settimana e in queste prime gare.
purtroppo non è che potevamo tenere una striscia così, però chiedo ai miei ragazzi di ritornare un pochino umili, perché forse avevamo volato un pochino alto. Comunque complimenti alla Pietrafitta per questa vittoria che è meritata.